Dopo questa ultima stretta, già aziende seriamente provate probabilmente non riusciranno a riaprire le serrande. Gli aiuti non sono stati, direi proprio insufficienti, se non addirittura inesistenti. E le scadenze corrono comunque e le imprese non ce la fanno più. Portoni inchiavati, saracinesche abbassate, appuntamenti rimandati ancora una volta. Dal mese di maggio del 2020 parrucchieri e centri estetici non avevano più chiuso se non nel fine settimana all'interno dei centri commerciali. Ora, nonostante il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, con le Marche in zona rossa anche per loro è tornata la stretta. Beh, l'umore della categoria veramente si sta tirando la corda un po' in maniera esagerata. Questa restrizione, chiudendo le nostre imprese, francamente le aziende di settore non se l'aspettavano e sono molto arrabbiate. E nelle Marche in totale sono 1.319 le imprese di estetica e 2.943 quelle di acconciatori e barbieri, imprenditori che hanno investito risorse ingenti per garantire la sicurezza dei clienti e che oggi si ritrovano nella stessa situazione di un anno fa. I protocolli di lavoro in sicurezza inseriti a seguito del lockdown sono equiparabili agli studi odontoiatrici, pertanto lavorando su appuntamento su una persona alla volta si lavora in totale sicurezza. E avete avuto modo di parlare anche con la regione per lanciare questo appello? Abbiamo lanciato appelli, sono mesi che lanciamo appelli, ma nessuna risposta dalla regione. È inammissibile. È inammissibile anche perché in questa modalità chiudiamo le imprese regolari, lasciando spazio all'irregolarità e all'improvvisazione che dilaga e certamente non tutela la salute pubblica, non riduce la possibilità di viaggio. Aumenterebbe dunque anche la concorrenza sleale, cioè i servizi a domicilio che secondo la Presidente potrebbero sottrarre la clientela a chi invece lavora onestamente e paga le tasse nonostante le difficoltà. Così facendo la si sta purtroppo, ahimè, e lo dico a gran voce, solo agevolando. Io mi auguro che ci sia un po' più di collaborazione anche con le associazioni di categoria, perché noi abbiamo offerto a forza la nostra volontà di collaborare. Io ultimamente sto cercando di rivolgermi anche ai sindaci della nostra regione, perché sono loro che conoscono bene le realtà territoriali. Sono loro che hanno un monitoraggio più esatto e più preciso. E dico, collaboriamo, facciamo forza per portare attenzione alla politica centrale, che forse certe decisioni non sono quelle più logiche ai fini di contenimento della pandemia.